Professore, quali sono le ottimissime in anestesia intranasale? L'anestesia intranasale è una via di somministrazione degli anestetici antica e altamente efficace, che riduce i tempi di assorbimento dei farmaci e li porta direttamente alle strutture del cervello che sono sede dello stato di coscienza. Per questo punto di vista l'anestesia intranasale è destinata a ritornare nella pratica anestetica, per ora è limitata a quella dei bambini. Abbiamo molti studi negli animali, di tante classi e ordini diversi di animali, e stiamo lavorando per dimostrare l'efficacia clinica dell'anestesia intranasale. Ecco, professore, non molto tempo fa lei dichiarò che studiare gli effetti degli anestetici inalatori nella classe dei pesci avrebbe potuto aprire la strada a significative osservazioni fino ad oggi non emerse dall'esperienza con l'uomo e con altre specie a lui più vicino. Ci sono dunque nuovi studi a tal riguardo? Cosa ci può brevemente raccontare? Certo, e l'interesse maggiore in questo momento qua è rivolto agli invertebrati, in particolare al polpo e alle specie vicine al polpo, che stanno dimostrando di avere un'organizzazione del sistema nervoso molto complessa rispetto a tutti gli altri invertebrati, sebbene molto simile a quella dei mammiferi e degli animali più evoluti. L'osservazione degli effetti degli anestetici e dei fenomeni del sonno e dell'anestesia nei pesci riservano delle informazioni che noi non abbiamo ancora a disposizione, perché fino ad oggi non sono stati fatti studi in questo senso. Ecco, gli anestetici prima di essere somministrati all'uomo spesso sono testati sugli animali. Ci sono dunque studi clinici comparativi tra l'anestesia dell'uomo e degli animali? Sì, l'interesse maggiore in questo settore qui dell'anestesia traslazionale in questo momento è rivolto soprattutto agli effetti degli anestetici sullo sviluppo del cervello e quindi sui danni che potenzialmente potrebbero verificarsi nei bambini sottoposti ad anestesia in età infantile, diciamo. Ma ci sono studi soprattutto sulla dolore, studi comparativi sul dolore, su alcuni particolari tipi di dolore, sul delirio anestetico. E per quello che riguarda la storia dell'anestesia degli animali abbiamo l'esperienza con il dantrolene sodio, che è stato usato per la terapia dell'ipertermia maligna e oggi torna ad essere un argomento molto attuale pure nell'uomo, e quella ricerca viene dagli studi in una razza particolare di suini che sono predisposti, i Pietrain sono, che hanno la ipertermia maligna geneticamente, quindi hanno dato un forte contributo alla conoscenza di questa malattia che interessa l'anestesia.